Buongiorno a tutti dal vostro milanista Pace. Siamo qui a registrare il pre-partita di Milan-Parma che si giocherà domani in teoria alle 7:30, che la partita, come sappiamo, noi veniamo con un pareggio 2-2, non abbiamo fatto la partita perfetta, no? Ci è mancata un po' la cattiveria sotto porta contro il Napoli. Come risultato magari meritava un po' più loro di vincere la partita che il pareggio, però è un pareggio che fa bene più a Napoli che al Milan. Col Parma invece ci aspetta una partita molto, io penso sarà un pochino tosta, perché ora andiamo a controllare pure la classifica. Il Parma non so se ha lotta per qualcosa di importante o no, in questo momento non mi ricordo leggendo la classifica del Parma. E se fosse così che lotterebbe per un piazzamento, che lotterebbe per qualcosa, il Parma sarà una partita che il Parma verrà a farci soffrire. Il Milan, come sappiamo, in gara che aveva anticipato Pioli nel post partita contro il Napoli, farà sicuramente turnover. Quindi forse vedremo pure Gabbia. Vedremo Gabbia, Ibrahimovic, penso lo vedremo in panchina. Vediamo ora la classifica, che non è qua messa. Allora, il Pam non lotta molto, che è a 10 punti dal settimo posto, quindi 12 punti nel piano Europa League, quindi potremmo pure vincere se questa è la classifica. Vediamo per la retrocessione, ci sono a 10 punti di vantaggio, non è ancora a rischio il Pam. E non penso che poi lo sarà, perché comunque mancano 8 partite, 8, no, 6 partite, ci sono 18, sì, 18 punti in ballo, quindi ci sono già 10 punti in altre 2-3 partite e già è quasi aritmeticamente salvo il Parma. Quindi io penso che il Milan riuscirà a vincere contro il Parma. Allora, andiamo a vedere l'orario. Sì, 7:30 Milan-Parma, pure a San Siro saremo. Ovviamente senza tifosi. Però questo è quello che penso io di mia Parma, che per me può andare e deve vincere per forza il Milan. Invece le direttive dirette avversarie del Europa League, il Napoli andrà a Bologna sempre alle 7:30, quindi con contemporanea, e la Roma la sera alle 21:45 contro il Verona, che il Verona sta lottando là sopra. Il Verona è a 44 punti, a 6 punti dal Milan, 8 punti dal Napoli. Sarà difficile pure per il Verona magari qualificarsi, però chi vuole provare sicuramente il Verona. Poi il Verona viene, se non sbaglio, pure da una vittoria, no, ha pareggiato 1-1 con la Fiorentina, poi ha pareggiato, viene 1-1 con la Fiorentina e un 2-2 con l'Inter, quindi dei risultati positivi. Risultati positivi a Verona. E poi l'ultima sconfitta è con Brescia. Allora, il video quindi finisce qua. Vi invito a mettere un like, condividere e commentare questo video, iscrivetevi al mio canale e soprattutto
iscrivetevi nella mia pagina social, il mio Insta Pazzo su Instagram, Facebook, TikTok, il mio Insta Pazzo official, e nel bene e nel male. Forza mia, ci vediamo nel post partita di Milan Parma. Un saluto dal vostro Milanista Pazzo.